siamo già al lavoro, buongiorno, buongiorno Fabio. 7:30 e bolle la pasta a quel Attenzione, bel tempo. Attenzione, Anna Dente, l'ambasciatrice della vera cucina romana, che poi vuol dire cucina italiana, ecco, nel mondo. Sì, perché noi, Anna, Fabio, dobbiamo prendere, mettere i puntini su lì. Stamattina siamo indignati. E sapete perché? Perché gira nel mondo la ricetta di una carbonara che non si può neanche guardare. Guardate qua, brrr, e poi non ridite. Stanotte. Guardate. Non c'è niente. Le cruente immagini della guerra dei vini tra Italia e Francia sono un ricordo sbiadito. Botti di Barolo e di Bordeaux rovesciate al confine di Ventimiglia sono niente in confronto al sacrilegio delle farfalle alla carbonara, ricetta pubblicata da un sito di cucina francese. L'indignazione dell'Italia gastronomica è stata per una volta unanime, perché quando c'è di mezzo la cucina e i cugini francesi, il popolo italiano è incredibilmente d'accordo. Dagli addosso allora le farfalle messe in casseruola, a bollire direttamente con pancetta e cipolla, condite poi con panna da cucina e parmigiano reggiano, prima di mettere l'uovo come semplice guarnizione. Il Carbonara Gate è stato sul punto di rompere le relazioni diplomatiche tra i due paesi, tanto che il video, dopo aver fatto milioni di visualizzazioni e forse anche altrettante vittime, è stato rimosso. Dalla capitale italiana, patria della vera carbonara, sono stati poi inviati migliaia di video. Convertitevi, francesi. La carbonara si fa, tanto per cominciare, solo con guanciale e tanto pecorino romano. È giusto. È giusto, dice Anna Dente, figuriamoci se Luca Rossi sbagliava. Signora Dente, ma quando lei ha visto sta roba che girava? Dica la verità. Ma no, io mi sono girata dall'altra parte. Sei girata dall'altra parte perché è una cosa che non si può guardare. Perché la vera carbonara stamattina alle 7:32 e 25 secondi la facciamo noi. Fabio, tu sei pronto? Io sono pronto alla leggerezza stamattina. Ma pure a mangiare, pure a mangiare. Certo. Certo, no, Fabio ha assaggiato l'ufficiale. Allora, vedo... Anna Dente, ingredienti e guai a chi sbaglia. Guardiamoli. Leggiamo, l'olio evo, cioè extravergine d'oliva, quello che Dio comanda. Un goccio. Un goccino. 3 uova biologiche, 2,5 etti di guanciale, 3 etti di spaghetti grandi, 1 etto di pecorino romano DOP, e per favore sto DOP non dimentichiamolo, 1 bicchiere di vino bianco. Asciutti. E leggiamo bene. E leggiamo bene che c'è scritto sulle indicazioni, sulle etichette, sono importanti. 1 bicchiere di vino bianco asciutto, pepe e sale. E adesso, signora adesso Dente, adesso iniziamo con la nostra tradizione. Tradizione vera. Vera. Dobbiamo aspettare un minuto. Intanto Fabio, se alziamo lì esatto, la temperatura è meglio. Beh, forse andrebbe salato di meno la pasta, no, Anna? Visto che... Perché, non c'è molto. Dici? No. Non poi, ce n'è un po' d'olio, ecco qua. Intanto abbiamo aggiustato intanto la pentola. Intanto iniziamo. Guanciale, sciogli. Non la pancetta, il guanciale. Qual è la differenza? Tagliando tutto a listarelle. Eccolo. Non ci avete paura se vi tagliate le unghie finte? Che ce n'è un po'? Finte, sì, bussa, via, come si fa a cucinare con le unghie finte? Io non lo so, ma comunque, appunto non si cucina. Si cucina. Oramai, si fa quelle zozzerie. Si prende poi tutto pronto. No. Noi le unghie le teniamo corte perché bisogna cucinare. Puliamo bene il guanciale. A listarelle, Fabio, mi raccomando. No, vedo belle listarelle impegnative. Belle. Certo. Anna, le chiedo scusa, la ricetta che abbiamo dato è per 4 persone, giusto? Sì. Quindi ci abbiamo messo, ci metteremo 3 uova biologiche, la bellezza di 2,5 etti di guanciale, non so po' tanti, no. Abbiamo questo quando si scioglie. Perché si deve sentire, sennò che carbonara è? Che cos'è la carbonara per un romano? Allora, Anna Dente, le faccio questa domanda. La carbonara, diciamo, a noi ce l'ha spiegata un nostro amico Bernardino Zapponi, che era lo sceneggiatore di tutti i film, di parecchi film di Fellini, che lui era ragazzo e a Roma... La carbonara è nata perché con l'avvenuta degli americani hanno portato il bacon e le uova in polvere, ecco perché no che dicono tutte queste storie, questo, quell'altro, ma non è così. Quindi è nata c'è così? C'è stato uno studio, lui a noi ci ha detto così perché era un nostro amico che abitava le parti nostre. Ed è diventata però il piatto dei romani. La carbonara a Roma è un rito, è come cacio e pepe, è qualcosa che è come beh, perché c'è tutto, c'è il guanciale, c'è tutto, c'è l'uovo, c'è la pasta, c'è la terra, nel vero senso della parola. Noi abbiamo messo a soffriggere non accendo nell'olio, poco di olio il nostro. Adesso arriviamo subito, sta andando. Dobbiamo solo aumentare allora mettiamo un altro po' di questo guanciale. Qui siamo in tanti stamattina. A mangiare. Anna, ma una cosa, quando si mangia un piatto di carbonara, Fabio, non è che è proprio leggerino. Appunto. Anna, possiamo dire la verità?
Vabbè, qua ma siamo sempre in lotta col colesterolo. Ho capito. Però se te te ne mangi un piatto e poi ti vai a lavorare, non succede niente. Certo, dopo se te mangi questo, quello e quell'altro, dopo diventa troppo. Invece questo è un piatto unico, perché c'è di tutto, veramente. C'è la pancetta. Ma che i nostri genitori, i nostri nonni ci hanno campato queste pietanze. Non sono sempre stati meglio di noi, sicuramente. Perché camminavano, non cammina più non nessuno. Non cammina più nessuno. Anna, quando, a parte gli scherzi, quando si offende la cultura di un paese con una ricetta come quella che vi ha raccontato, che ha fatto tra l'altro una ricetta virale, Fabio, tu che sei esperto di media, ha fatto il giro del mondo. Io non lo so a chi è passato l'idea di far vedere questa carbonara, come l'hanno fatto. Le messe insieme nell'acqua. Hanno fatto la videoricetta. Sì, ma è una cosa diffusa. Però si sono anche scusati dopo. Voi vi siete indignati. E ho capito, le scuse, ma che me ne frega a me delle scuse. Ormai era andata la cosa. Ormai il messaggio era... Noi andiamo a fare fuoco a gran Francia, io non è che voglio offendere i francesi, però ognuno deve fare i piatti sui, come si dice a Roma, ecco. Nel vero senso della parola, perché parliamoci chiaro. No, che quello, quell'altro devi mettere senza, con la ghiara, con la panna, col parmigiano. Ma io oggi facciamo quella giusta, Anna, secondo me ci stiamo avvicinando. Voglia. Io vorrei far vedere la maestria di Fabio Bozzetta ai fornei, Fabio. No, perché adesso mettiamo, te non è che mi stai cambiando mestiere. Ma tu pensa che buon odore della mia giacca oggi durante la giornata. Non importa, questa. E me l'hai mangiato, no? Ma esatto, mi hai mangiato prima mattina la carbonara, non so se mi spiego. Fra l'altro una cosa che non si fa, mia mamma mi sgriderebbe, Lucia. Col cucchiaio. Bravo, tesoro, ma io ti ma posso... Ma non c'è di legno. Se ce l'abbiamo, ma ce l'abbiamo pure, noi abbiamo tutto. Questi non è il caso. Se mi date proprio la mestruola lì normale, mi arriva allora, subito. Allora, io vorrei dire, no? E dica tutto. Ma perché ci vanno cambiare a noi italiani? Noi potremmo andare in tutto il mondo, ma siamo noi dei capoccia che ancora non capiamo quanto vale l'italiano. Verissimo, verissimo. È la capoccia che... E quando gente come voi va, Anna, va fuori, lei da dove è tornata? Diciamo, io sono ritornata da San Francisco da poco. Sei stata negli Stati Uniti adesso? Da poco, da qua, tu che non lo sai. Attenzione, per favore, questo è l'arte, Fabio. Dobbiamo ancora un po' imparare. No, è che volevo il mestolo. Ma bisogna sempre imparare. Guarda, Fabio, sfumiamo, Anna. Tu sei maestra. Guardate come si sfuma, guardate che meraviglia. Che profumo. Secondo me è troppo alto però sotto, no, Anna? Che non è troppo alto. No, la fiamma, va bene così? No, ritornando alla cultura italiana, noi avevamo i monumenti che ce l'hanno lasciati per eredità. C'avevamo la cucina e dovevano ritornare pure a Zappalatera, non succede niente. Ecco, perché altrimenti verranno gli stranieri. La cosa importante è difendere il nostro... Bisogna girare un attimo, Coca. Bisogna difendere il nostro patrimonio, che è cultura. Cultura, che arte, arte, tutti. Che io arte. Ritornando da San Francisco, sono stata a una chiesa vicino dove stavo alloggiata all'albergo. Siamo rimasti, io a mio figlio gli ho detto, dico, ma chi è tutto questo travertino come da noi? E va a leggere, tutto da Tivoli è arrivato, dico, allora sto a casa. Perché alla fin fine... Nervi, ha fatto questa chiesa della Madonna di Guadalupe, ma una... 3.000 persone ci vanno dentro. Questo per far capire che il paese che tutti ci invidiano, in realtà noi non lo sappiamo valorizzare il momento giusto, non sappiamo cosa significhi far sognare veramente a tavola. Però, Anna, San Francisco si mangia, è una città che comunque apprezza la cucina. No, San Francisco hanno mangiato la mia cucina, io ho fatto la vignarola, ma te rendi conto? La vignarola che cos'è? È tutte verdure, perché nessuno, manco gli italiani lo sanno, non lo sa. Infatti? So fave, piselli. Guanciale, sempre il guanciale, proprio tutta salute. Carciofi, vabbè, i carciofi loro ce l'hanno, quelli vabbè, però c'erano. Magari. Perché no, è senza scomodare la lattuga, tutta roba vegetale, solo un po' di guanciale, però. Senza scomodare cose esotiche, che noi dobbiamo ritornare al nostro Made in Italy, che purtroppo è preso d'assalto, soprattutto. Ma non lo sa fare nessuno, perché a questi ragazzi. Io oggi mi permetto di dire, queste scuole, chi sono questi professori? Sono buoni a insegnargli la vignarola, che manco sanno che è. Non me ne, no. Noi in reality bisogna farlo con la cucina romana, con la cucina vera. Guardate qua che sta succedendo, Anna. Noi intanto pronti ogni regione italiana ha del suo. Aspetta, Anna, sta a sentire una cosa. Dimmi. Guardiamo dove si può arrivare con gli orrori sulla cucina. Guardate qua. Made in Italy. In principio
principio fu il parmesano, poi venne il mozzarella cheese, il capicollo, il salame milanese, il lambrino, il cambozola. Cibo, vino e poi ricette, il falso made in Italy spopola. È un marchio che attira i consumatori di tutto il mondo. Basta una torre di Pisa, una semplice bandiera italiana sull'etichetta per ingannare chi pensa di comprare passata di pomodoro San Marzano della Campania, quando viene invece dalla Cina. Il falso è anche sulle ricette. Non esistono spaghetti alla bolognese né la pizza con l'ananas, che all'estero vanno tanto per la maggiore. Tanto amata mozzarella, poi, siamo arrivati ormai ad una nuova frontiera. Non è difficile infatti trovare, soprattutto sul web, un kit per farsela in casa, dove tra l'altro si avverte che bisogna tentare più volte prima di avere un buon risultato, simile al prodotto italiano. E allora, Fabio è tornato alla sua postazione, ma tornerà qui a assaggiare. Lorenzo Bazzana, buongiorno, buongiorno. Che è il non responsabile qualità della Coldiretti. Bazzana, ma visto che orrori, e dobbiamo dire grazie alla Coldiretti che stanno uscendo fuori tutte queste cose veramente tremende, come ci difendiamo dalle mistificazioni? Intanto Anna, mica ci distraiamo qua, mi si scuoce la pasta. Io sono d'accordo con chi diceva che bisogna usare il naso, bisogna usare anche le papille gustative, bisogna riappropriarci un po' di quelli che sono i nostri sensi. In che modo? Assaggiando piatti giusti, saporiti, fatti secondo la tradizione, in modo tale che ci rendiamo conto che esiste una variabilità. Purtroppo oggi si tende a cercare di appiattire tutto, no? Sempre uguale, ci danno dei sapori sempre uguali a se stessi, né buono né cattivo, ma sempre una mediocrità. Invece ci sono delle eccellenze. Noi dobbiamo imparare a riconoscere queste eccellenze in modo tale che ci creiamo una conoscenza che ci fa in sostanza da barriera protettiva nei confronti delle aggressioni del mercato. Bazzana, se quelle uno che vuole mangiare sono... come Dio comanda, va all'osteria di Anna Dente ed è sicuro che non ci saranno sozzerie in giro. Io adesso ho visto a San Francisco, loro hanno studiato noi, certo, come si lavorava 60 anni fa e stanno facendo il farmer market, no? Certo. Ma in Italia si stanno reinventando. Il problema è però una cosa importante: quando andiamo al supermercato, perché questo è il discorso, noi andiamo al supermercato, siamo invasi da scaffali di prodotti. Come ci difendiamo? Le etichettature, un vademecum, che cosa allora, noi possiamo fare? Qui stiamo vedendo una ricetta che nei suoi ingredienti è molto semplice. Noi quando andiamo al supermercato leggiamo le etichette. Perché dobbiamo trovare delle etichette con decine e decine di ingredienti? Quando la nostra mamma o la nostra nonna o in un ristorante vengono fatte certe preparazioni, gli ingredienti sono pochi, sani e genuini. Esatto. Allora il prodotto che noi compriamo al supermercato o che andiamo nella piccola bottega dalla signora Maria sotto casa, eccetera, eccetera, deve avere queste caratteristiche, ovvero sia pochi ingredienti, sani e genuini. Noi dobbiamo seguire questo tipo di indicazione, leggere le etichette e cercare poi di farci una nostra esperienza, una nostra cultura, una nostra capacità di critica. Ma abbiamo lottato anni, decenni per un libero scambio delle merci, perché ci fosse maggiore concorrenza, anche per un fatto di abbassare i prezzi. Questo non sembra un po' venire contro? Insomma, come dire, abbiamo fallito, Bazzano? No, secondo me non abbiamo fallito. Siamo ancora in una fase di evoluzione, nel senso che noi in Italia abbiamo un certo tipo di cultura, dobbiamo riuscire a far penetrare completamente questa cultura a Bruxelles, in modo tale che anche il legislatore comunitario si metta a fare quelle cose che a noi interessano. Anche perché oggi noi come Coldiretti riportiamo a Bologna ancora una volta sulla ribalta nazionale, esatto, ed europea, oggi un giorno importante, un tema forte, che è il tema di quelle che sono le perplessità che ci vengono quando vediamo alcune normative comunitarie. Il formaggio fatto con il latte in polvere, il vino zuccherato o il vino fatto con il wine kit. Guardate la faccia di Anna Dente che inorridisce perché dice il formaggio con il latte in polvere. Certo, sono queste le cose che pasta fatta col grano tenero, cioè queste sono cose che sono incompatibili non solo con la tradizione ma col buon senso. Allora noi dobbiamo riuscire a far sì che queste nostre battaglie a livello nazionale arrivino a Bruxelles e riescano a permeare i 28 paesi che in questo momento ci sembrano abbastanza smarriti e abbastanza confusi, per dargli una linea dritta, coerente di politiche per il settore agroalimentare. E noi crediamo che l'Italia, non la Germania o altri paesi, l'Italia da questo punto di vista nel settore agroalimentare debba essere il paese guida.
perché allora, con la nostra tradizione possiamo insegnare io agli mi sposto altri. Un attimo qui perché è il momento di lasciare che questa matriciana sta ancora andando carbonara. Avanti la regina della matriciana è stata un'altra delle definizioni di Anna Dente fatte da grandissimi chef, questo per dire che non siamo molto lontani poi dalla realtà. È vero che comunque i nostri prodotti sono controllati, è vero che se possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti della nostra produzione. Io faccio soltanto un esempio. In questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, ci sono state delle polemiche sul livello di aflatossine in alcune partite di latte, in alcuni formaggi, sì, eccetera, sì, eccetera. E vedo che Anna, giustamente... La gente deve sapere che in questo paese abbiamo un livello di aflatossine consentito dalla legge come massimo, che è 10 volte inferiore a quello degli Stati Uniti. Cioè noi stiamo discutendo di una cosa in cui negli Stati Uniti non si metterebbero neanche a parlare, perché se la mangerebbero tranquillamente senza nessun problema. Noi siamo molto più restrittivi ed essendo molto più restrittivi abbiamo innalzato l'asticella sulla qualità, che è assolutamente diversa. Negli Stati Uniti possono produrre il latte, possono fare il formaggio con latte ottenuto allevando le vacche con gli ormoni. Noi non li possiamo usare gli ormoni sono cancerogeni, e questa è la profonda differenza. Noi cosa chiediamo? Reciprocità, cioè quando l'Unione Europea fa gli accordi con altri paesi, noi vorremmo che ai produttori di quei paesi, che poi potranno esportare verso il nostro mercato, venga chiesto di rispettare le stesse regole che vengono fatte rispettare ai produttori italiani ed europei. E questo vale anche per le ricette, guardate Anna cosa sta facendo, voi l'avete visto? Grazie. Mia nonna diceva, prima fanno scappare i buoi e poi chiudono, certo, la stalla. Meno male che c'è la possibilità di denuncia e di controllo. Certo. No, venga qua, ma lei è del nord. Da dove viene lei? Io vengo dalla zona di Brescia e Cremona. Ma di fronte a questo spettacolo, a carbonara di buon mattino, non si fa. Può parlare. Ma questa unisce il paese, questa non è nord o sud, questa è Italia. Anna, vada, declami. Che devo dire? Devono insegnare le scuole se devono mettere in testa i ragazzi, non sanno, certo, manco una pianta di cicoria, va bene? È la verità. Io intanto prendo qui i piatti che abbiamo a disposizione, perché veramente dobbiamo dire che abbiamo scolato la pasta, anzi scolata, l'ha presa proprio così, perché deve essere più... Vada, è aria la cuoca, è lei, Anna, io devo solo ascoltare. Reggi. Reggo. Fabio, te non hai idea dove siamo arrivati qua, eh? Vedo. Vedi? Questa è la cultura italiana, certo. Bazzani, diciamoci chiaro, questo è quello che va difeso, non quella roba che gira su internet adesso. Guardate che meraviglia. Vabbè, noi però c'è da fare una considerazione. Dobbiamo essere più ortodossi anche noi italiani, nel senso che stiamo perdendo parte di queste nostre tradizioni, di queste nostre abitudini. Immolate sull'altare di prodotti magari pronti per il microonde, di prodotti semilavorati, eccetera, eccetera. Verissimo. Questo noi lo dobbiamo recuperare, perché questa è la nostra tradizione, la nostra storia. Ha perfettamente ragione, purtroppo siamo d'accordo. L'aggressione non è solo esterna da parte di altri paesi, ma anche al nostro interno dobbiamo stare attenti. Ma molto attenti. Altrimenti si mangia una fettina di pane con l'olio se proprio non abbiamo tempo di cucinare. Questo è vero, Anna, intanto noi guardiamo qua, Bazzani, dica la verità. Voi oggi, in una giornata come quella, che è una giornata importante per Coldiretti ma anche per i consumatori italiani, perché dobbiamo veramente difendere il Made in Italy, certo. Siamo qui per dire la ricetta di un tempo deve ritornare sulle nostre... E storia e cultura. Esatto, sulle nostre cucine. E tradizione, ma anche economia. Ricordiamo che anche il rilancio del nostro paese passa attraverso queste cose, tanto vero che in un momento in cui i consumi nel nostro paese sono fermi, noi aumentiamo le esportazioni. Nel mondo c'è richiesta di Made in Italy, vero Made in Italy. Come guardate che io vedo tutti, certo, i tecnici, i miei angeli qua stanno gongolando. Fabio, per piacere, vieni un attimo. Arrivo. Qua, che sei stato artefice anche un aiuto importante in cucina. Bazzani, dica la verità, ma noi la possiamo fare colazione? Mi sposto qui, perché qui è ma da se vedere. La vuole portare a casa. Guardate qui che spettacolo. Allora, noi tra neanche 2 minuti è tutto virale anche da noi, perché tutto passa su internet. Fate girare la ricetta della vera carbonara, della regina della cucina romana nel mondo, è Anna Dente. Mi assaggi dentro.
certo che dobbiamo fare un pezzettino, Anna. Fra l'altro noi la ringraziamo di cuore, se non ci fosse col diretti tante cose non verrebbero fuori. No, noi prima, allora grazie ad Anna Dente, è un privilegio, grazie Bazzana, grazie davvero, grazie di cuore Fabio, vai te, è un altro record, ecco, di bel tempo si spera, 7.50 del mattino, sei meraviglioso. Intanto ci andiamo da Antonella, vediamo che ha preparato per noi, mi sa che Antonella pure sta tra i fornelli. Sei una grande, grazie col diretti Antonella. Beh, stamattina